davvero un onore avere oggi qui i rappresentanti dell'Istituto Internazionale del Teatro dell'UNESCO. The International Theatre Institute, called I.T.I., it was founded in 1948. This was just after the war. You can imagine at that time there must be a lot of initiatives for hope, and UNESCO found we need theater, so they founded the International Theater Institute. So since then, ITI has always had a very strong voice for peace all over the world. And when I look at the event that is happening here in the prison today, I think this is very, very important for me, and it's also very important for ITI that we bring the theater to everybody, not just for an elite. We really want that theater reaches everybody, and we also want that people can profit from theater, from the techniques, etc., to find self-respect. And I guess that when you use theater in prison, people start to be proud, people start to be an actor or an actress, and they regain self-respect. And this is what I like with this event. I'm very happy to be here. Celebrar la jornada del teatro aquí en la prisión de Pesaro ha sido para mí muy emocionante, muy intenso. Nunca había estado dentro de una cárcel, y ha sido una experiencia que le ha dado mucho sentido a esta ceremonia, que normalmente se hace en grandes escenarios, pero hacerla en este espacio le da otro sentido. Para mí muy curativo, muy, muy especial, porque el teatro es eso, para mí también un crecimiento espiritual, emocional, de las personas que lo hacen. Eso ha sido para mí el teatro, y creo que hacerlo con presos, con personas que tienen estos problemas, le da un gran sentido a este mensaje, a esta ceremonia, al trabajo del ITI, del ITI. Buongiorno a tutti, intanto grazie, spero di parlare un po' a nome di tutto quanto il gruppo di teatro, perché alla fine il teatro esiste perché esiste un gruppo, che saluto e spero di condensare proprio anche le loro emozioni e il loro modo di vivere il teatro. Il teatro in carcere ci si approccia per curiosità, ovviamente, come per la maggior parte dei corsi, per vedere un po' cosa succede, per rompere la monotonia. Poi succede che attraverso il corso di teatro poi comunque le cose cambiano, nel senso che si viene poi presi comunque da questo tipo di corso, si attraversa proprio una vera e propria cultura teatrale, questa cultura comunque importante che ci permette poi di dare uno sguardo fuori, di uscire con degli strumenti in più, un po' proprio per il lavoro che facciamo noi, un po' proprio per le possibilità che il teatro ci ha dato. Il teatro in carcere è una grande esperienza di testimonianza di libertà. Ha un grande valore di carattere educativo e pedagogico, e gli studi più recenti ci dicono che è un fattore di abbassamento anche della recidiva in carcere. Chi fa teatro in carcere torna a delinquere per il 6-7% contro il 70% generale. Oggi qui a Pesaro abbiamo vissuto un'esperienza importantissima, non solo il riconoscimento internazionale del valore delle esperienze teatrali in carcere, ma anche l'incontro e il dialogo tra le persone più diverse, per provenienza, cultura, età. Abbiamo ospitato qui all'interno del carcere anche adolescenti di scuola media e giovani studenti universitari, tutti coinvolti, insieme a detenuti e detenute, in esperienze teatrali di carattere educativo. Che messaggio voleva trasmettere? A chi ha rivolto il video, qualcuno in particolare? Ha notato diversità nei rapporti di fiducia tra i nostri ambienti e loro. Come riesce ad alleviare il dolore di un popolo che fugge dalla guerra? Di che genere sono gli spettacoli che preparate? In che stato psicologico ha trovato questi ragazzi? Sì, bravi. L'evento di oggi è qualcosa di straordinario, penso, perché comunque mette insieme diverse realtà da fuori, se così possiamo dire,
a dentro, ma non solo fisicamente, cioè fuori carcere, dentro carcere, ma proprio un fuori di relazioni che riportano a un dentro, a dei legami. Per esempio, come il mio legame col coordinamento nazionale di teatro carcere, e che di fatto mi ha condotto qui, mi ha dato questa fortuna, ma non solo di essere qui e quindi presentare il lavoro che facciamo, ma fortuna di poter costruire una rete di scambio anche pedagogico, e quindi veramente le grandi esperienze anche nostre, anche italiane, ecco, che si confrontano, crescono insieme, condividono dei percorsi per aiutarsi a vicenda, ecco, questo penso sia veramente un valore aggiunto di cui io sono molto grato. I began work in prison in 1987. There were at the time writing programs that existed across the country and a few theater programs where people allowed incarcerated people to create their own work, but there was very little of the kind of work I eventually did. Theater is a way to escape in the best sense of the word, and it is also a way to find redemption. I began teaching behind bars with 2 hours of training in which correctional officers told me that the women would try to con me. Don't get too close to them, Jean was the warning. And of course, the irony, because there is no way to teach behind bars without getting close to those who share their souls with you. I began with the idea of using classic texts. I felt then, and I still believe, that if my students tackled Shakespeare, a writer who they thought was beyond reach, they would also be learning to take on what was most difficult in life. I began with a nucleus of 6 to 8 women, which dwindled to a core group whom I write about in my first book, Shakespeare Behind Bars, The Power of Drama in Women's Prison. The women came to class, as did the hundreds of women I taught during my time at Framingham, to make time pass more quickly, to become someone who wasn't labeled a criminal, a con, a felon, to make their kids or their parents proud, and in some cases, because they love to learn. Hola amigos de Italia, del Congreso de la Diversidad. Les mando un cariñoso saludo desde Chile y les voy a mostrar un video aquí que da cuenta de nuestros últimos trabajos de 2 años en adelante hasta el año pasado, en el cual hicimos con personas privadas de libertad. Primero, Ricardo III de Shakespeare fue realizado por un ex interno, el cual yo lo conocí en la cárcel, y después al salir hicimos reinserción con ese trabajo con personas que venían saliendo, Emilio Sousa, Ronald León, que fueron los protagonistas de la obra. Esas son las imágenes que ustedes están viendo atrás. Y el segundo, que fue Pabellón 2 Rematadas, que fueron estas mujeres que después de 20 años de salir en libertad, pudimos reencontrarnos y presentarnos aquí en Santiago, en el Teatro Nacional, y en un teatro también muy, muy conocido que se llama Teatro Mori, y hacer una gira por el norte de Chile. Eso es lo que ustedes van a ver atrás. Había una de ellas que se murió y la cual la tuvimos que reemplazar y tuvimos que rearmar la obra, ¿eh? Pero fue un trabajo que después de 20 años ellas están libres, y el cual pudimos mostrar en los diferentes teatros de nuestro país. No more, my love, no more, my love. Ziemię łagą będąc pobity przez ogień na twe pohańbienie. Turn back, no more, I found death. Me.
trovare le parole perdute o estrarre dal silenzio le parole dimenticate. Faremo che nel buio leggeremo le pagine insalivandole con le dita. Faremo che le nostre incertezze e le nostre ferite resteranno intatte e aperte. Referencia a lo que es la parentalidad positiva y qué tipo de relación tiene con el teatro social en la cárcel. Nos hacemos dos preguntas importantes y es si es posible ser padre o madre estando privado de libertad y también ver en qué medida el teatro social puede ser un recurso para fomentar la parentalidad positiva. Entonces la parentalidad positiva, el enfoque, es como si fuera un paraguas que da sentido a lo que es la educación parental. Y en este caso, la educación parental, nosotros la trabajamos con personas privadas de libertad, es decir, con hombres y mujeres que están en las cárceles, e intentamos que ellos adquieran competencias parentales para tener un buen ejercicio como padre o como madre. Il teatro universitario Aenigma porta avanti questo laboratorio dal 2002. All'inizio era solo la sezione maschile che partecipava. Dal 2006 abbiamo avuto la possibilità di lavorare teatralmente con un gruppo misto, uomini e donne. Quello che contraddistingue questo progetto in particolare è la collaborazione con la scuola, in questo caso con l'università, un gruppo di studenti di scienze motorie. Mentre tradizionalmente, da tanti anni, lavoriamo anche con preadolescenti della scuola media. Questo scambio di esperienze, di immaginario, anche generazionale, è una forte esperienza umana e pedagogica. Andati nella casa circondariale di Pesaro, Villa Fastigi, e abbiamo fatto un incontro con dei detenuti. Siamo qui nella biblioteca del carcere. Mi chiamo Gregorio, sono Mauravo. Grazie. Sono Dritan Shota, provengo dall'Albania. Grazie per essere siete venuti. Mi aspettavo che la gente, cioè i carcerati sbucavano da fuori, cioè, e boh, facevano qualcosa di aggressivo. Invece dopo alla fine sono stati anche molto dolci. Mi aspettavo di vedere tipo tutti, tranne naturalmente le guardie, con i pigiami a righe bianco e neri oppure arancioni e neri e tutte le celle. Invece è stato abbastanza diverso. Spiegavamo ai detenuti la parte che dovevano fare e loro a noi. Ci siamo dati personaggi e abbiamo iniziato a provare, a inventare. Dovevamo mimare la scenetta della pulce senza narratore. Io faccio la ginestra.
Secondo me è importante fare questi progetti perché comunque insegna ai ragazzi che se una persona ha fatto un errore non deve ripeterlo. Quindi loro per esempio sono là dentro perché hanno fatto un errore. Però cioè, a noi ci vogliono dire di stare sempre attenti e quindi di non cercare di finire là dentro, perché comunque non dico che è un posto brutto, ma non è neanche un posto bello, perché vai là perché hai fatto un errore. Partendo dal teatro siamo riusciti a coinvolgere, ad accogliere ed essere accolti da scuole di ogni ordine e grado in quello che è nato insieme proprio al discorso teatrale come un'attività di prevenzione, perché coinvolgere i giovani, dai ragazzi della scuola media fino appunto agli studenti universitari, significa poter far comprendere che oltre all'oggetto carcere, all'interno ci sono delle persone in carne ed ossa. Nel momento in cui si ha il contatto fisico corpo a corpo, si può comprendere come il reato sia una piccola parte della persona, importante perché siamo in un carcere, quindi si è in un carcere perché si sta scontando una pena, ma non è l'unica cosa. E quando si incontra tutto il resto, tutto quello che c'è rispetto al reato e si comprende che sono le persone, allora funziona, secondo noi, il deterrente, perché si capisce che il male non appartiene al mostro, al diverso, ma a tutti noi.